Ogni azienda dovrà trovare la propria strada, ma è certo che l'unica via per garantire un futuro al manifatturiero è quella dell'evoluzione 4.0. E la trasformazione digitale oggi può davvero essere alla portata di tutti. È più una questione di testa che di tasca. Parola di Beantech, azienda friulana, la cui sfida quotidiana è proprio quella di favorire l'innovazione del business dei propri clienti. La società con sede a Reana del Royale, specializzata nella digital transformation, si appresta a chiudere il primo semestre del 2018 con un fatturato di quasi 5 milioni di euro ed una previsione alla fine dell'anno di 10 milioni, l'incremento potenziale sul 2017 è del 35%. Lo sguardo sempre rivolto al futuro, Beantech ora scommette sull'intelligenza artificiale. La prospettiva è quella di impianti dove meccanica, robotica e IT si completano a vicenda. Una sfida rispetto alla quale il manifatturiero non può tirarsi indietro e fondamentale per il Nord-Est. Se n'è parlato nel corso di un evento organizzato da Beantech all'auditorium dell'Orto Botanico di Padova, al quale hanno partecipato centinaia di persone, tra imprenditori, rappresentanti del mondo del business e dell'università. Ospite d'onore, tra i qualificati relatori, è stato il professor Pietro Perona, tra i massimi esperti al mondo di machine learning. Attraverso lo specchio, Alice nel paese dell'intelligenza artificiale è il titolo scelto per l'evento, che ha avuto come filo conduttore proprio le suggestioni dello scrittore matematico Lewis Carroll. Abbiamo organizzato questo evento perché crediamo molto nella tecnologia, in quello che noi proponiamo, e siamo convinti che le tecnologie come quella dell'intelligenza artificiale, del machine learning e del deep learning, di cui parleremo oggi, siano delle tecnologie abilitanti molto importanti per l'azienda del territorio in cui noi operiamo. L'abbiamo fatto attraverso una metafora che è quella di una fiaba di Alice e speriamo che tutti oggi i partecipanti, sono molte aziende, molti studenti, molti professori universitari, trovino in questo nostro racconto un filo logico e arrivi il messaggio che noi vogliamo dare. Guest star di questo evento è il professor Pietro Perona. Intelligenza artificiale, in poche parole, che cosa significa? Beh, significa costruire macchine che sono in grado di adattarsi all'ambiente, reagire alle sfide, risolvere problemi, un pochino come facciamo noi quando apriamo la porta di casa, andiamo fuori, cerchiamo di raccogliere qualche fiore oppure vogliamo costruirci un'automobile, prendiamo i pezzi a chiave inglese. Quindi macchine che sono autonome e che sanno sbrigarsela da sole. Macchine sempre più intelligenti, ma fino a che punto sono in grado di competere con noi uomini? Allora, ci sono macchine che riescono a competere vincendo con gli uomini su sfide che sono mirate e molto specifiche, per esempio nel gioco degli scacchi o il gioco del Go, ma anche adesso in qualche area medica, per esempio mostrerò delle diapositive che fanno vedere che le macchine battono i dermatologi nell'identificare i nei che sono pericolosi, anche forse nella radiologia e presto anche nella guida delle automobili. Quali nuove sfide apre l'intelligenza artificiale per le imprese in particolare? L'intelligenza artificiale è una tecnologia che può essere applicata quasi a tutto. E le imprese devono investire molto per capire in che modo sviluppare i loro prodotti attorno a questa tecnologia per farla funzionare, perché tuttora è una tecnologia difficile da usare e soprattutto ci sono pochissime persone che la capiscono intimamente, che sono in grado di metterla in atto, ma naturalmente le cose cambieranno. Non siamo la Silicon Valley, però qui dei ragionamenti importanti vanno fatti. Questo è evidente che il Nord-Est operoso e produttivo non è la Silicon Valley, piuttosto è la Manufacturing Valley, ma non per questo può prescindere ormai da queste tecnologie che oggi abbiamo visto veramente con molta chiarezza che possono essere utili e anzi sono necessarie per mantenere la leadership che questo territorio ha in questo mercato soprattutto di produzione di impianti, macchinari e di servizi che con l'intelligenza artificiale possono veramente restare leader nel mercato mondiale. Oggi si è parlato delle grandissime e importanti sfide che l'intelligenza artificiale apre per tutti i comuni cittadini, ma naturalmente soprattutto per le imprese. Allora, le imprese oggi, con quello che abbiamo visto, in particolare con tecniche di machine learning e deep learning, con tecnologie abilitanti come quelle di Nvidia, che è un partner per noi importante, e con l'apporto dell'università per quanto riguarda ricerca e sviluppo, hanno veramente un grande valore per le nostre aziende che possono portare intelligenza dentro l'offerta, portare nuovo business e creare anche nuovi modelli di business. Che cosa ha spinto Beantech a organizzare questo evento attorno all'intelligenza artificiale? Allora, oggi noi ci poniamo come una specie di digital enabler, cioè cerchiamo di prendere le migliori tecnologie e portarle sul mercato.
Qui Padova per noi, soprattutto l'Università di Padova con cui abbiamo iniziato a collaborare da un po' di tempo, rappresenta un territorio importante perché è ricca di imprese che producono impianti macchinari che sono nel nostro target di riferimento. E quindi qui oggi noi abbiamo voluto dare un messaggio forte che l'intelligenza artificiale è anche per loro, non è solo per Amazon, per Facebook, per chi si occupa di queste cose di alto livello. Lei ha usato questa espressione, interpretiamo le nuove tecnologie, questo è per avvicinarle ancora di più alle imprese. Esatto, noi cerchiamo di fare un po' da broker, cioè prendiamo quello che c'è di meglio, lo traduciamo in quelle che sono le esigenze del mercato che conosciamo e poi lo portiamo alle aziende. Questo è il valore aggiunto che noi cerchiamo di portare in questo mercato che comunque è sempre più promettente. Come reagiscono le imprese? Ma le imprese, devo dire che se il messaggio viene portato correttamente, quindi con degli intermediari che quindi capiscono le logiche di business, capiscono le loro problematiche, non sono tecnologie calate dall'alto ma che poi non servono a niente, abbiamo visto che è un approccio che funziona molto bene. Quello tra ricerca e industria non è sempre un rapporto facilissimo. Chi può facilitare questo incontro, questo dialogo? Ma tutte e due le parti, come sempre, quando si parla di difficoltà di comunicazione il problema non sta mai da una parte. È la realizzazione di un concetto diverso, una visione diversa che richiede che ci si trovi fisicamente più vicino. Quindi se la velocità dell'innovazione cresce si può rincorrere il fenomeno essendo più vicini al posto dove le idee nascono. Sicuramente il mondo della ricerca è il posto deputato a magari far nascere le innovazioni più disruttive, però poi queste vanno trasferite, vanno portate. Io credo che il ruolo fondamentale sia quello del nostro prodotto, no? Nell'ambito della formazione, gli studenti con formazione avanzata, i dottori di ricerca, coloro che sanno fare la cerniera, l'interfaccia tra le linee più innovative e poi le realtà aziendali. Tante aziende, devo dire, hanno capito questo, stanno sponsorizzando il dottorato industriale, il dottorato in alto apprendistato, accettano che la formazione ha i suoi tempi, i suoi costi, però ha un alto valore di ritorno. Credo che l'imprenditore ragioni no, con questi indici, il ritorno dell'investimento. L'investimento in ricerca paga, bisogna usare le metriche giuste, le tecniche giuste ed essere disposti a ascoltare e comunicare. Allora, proprio a questo proposito, che cosa può fare di più e di diverso l'università e che cosa possono fare di più o di diverso gli imprenditori? L'università deve accogliere al suo interno le esigenze delle industrie prima. Bisogna portare sui banchi, dentro le classi, le esigenze delle aziende. Gli studenti devono capire che tutta la loro formazione, tutti i metodi che insegniamo hanno un'immediata applicabilità, ma devono essere stimolati ancora sui banchi a capire le cose profonde, perché questo è il loro valore, portare i metodi fuori, perché l'applicazione specifica domani è cambiata. Quindi noi dobbiamo accogliere le aziende e trovare il modo giusto di fare. Le aziende devono capire che non c'è niente di immediatamente spendibile quando parliamo di innovazioni così forti, quindi devono essere disposti ad accettare un tempo di penetrazione di queste competenze, di queste conoscenze che c'è, quindi è un investimento. Ripeto, come si dice spesso, non esistono pasti gratis, no? Quindi neanche l'innovazione entra gratuitamente nell'azienda, e qui credo che il ruolo dell'imprenditore poi sia quello, avere la visione strategica per capire dove investire in maniera innovativa. Quando andiamo in giro per le aziende in questi ultimi anni col 4.0, col piano Calenda, spesso ci chiedevamo: ma cosa posso fare io del 4.0 nella mia azienda? Non deve l'imprenditore chiederlo al ricercatore, l'imprenditore dire: questa è la visione, io voglio essere qui tra 3 anni, tra 1 anno, il mio mercato è questo, come puoi aiutarmi? E questo è il percorso che dobbiamo fare assieme, trovandoci più spesso negli stessi luoghi fisici, quindi parlare di più. Spiegare in che modo le suggestioni di Lewis Carroll ci aiutano ad entrare nel mondo dell'intelligenza artificiale? Beh, è stata un po' un'idea disruptive, un po' non si parla mai di questi aspetti molto tecnologici, citando una forse delle favole più folli, più paradossali, eccetera. Pochi sanno che Lewis Carroll era anche un matematico, non era solo uno scrittore. Abbiamo usato la metafora dello specchio perché oggi l'intelligenza artificiale è già lo specchio di un mondo reale che inizia a trovare, al di là di questo riflesso, algoritmi evolutissimi, modelli matematici che ci stanno molto lentamente, ma la gente già se ne accorge, cambiando la vita.
e abbiamo solo cambiato, sostituito l'inchiostro e la penna con questo mondo digitale che sta andando avanti, e usando questa metafora forse è più facile parlare a una platea di penso quasi 400 persone oggi di tematiche dove anche fior fior di matematici a volte difettano nella comprensione profonda. C'erano molti imprenditori, c'erano anche studenti. Volendo sintetizzare il messaggio che viene fuori da questo evento, cosa possiamo dire? Ma la sintesi più forte è quella con cui abbiamo concluso. La Regina Rossa dà questo consiglio a Alice: se vuoi davvero muoverti non devi solo correre, perché altrimenti va addirittura indietro con queste cose che stanno succedendo, devi correre due volte più forte. Le aziende oggi, i ragazzi che cercano un posto di lavoro e che lo troveranno con queste tecnologie, io non credo che si perderanno un posto di lavoro, si trasformeranno. Era successo già con la prima rivoluzione industriale, quando i giornali del 700-800 dicevano cosa faranno gli stallieri e quelli che ferravano i cavalli. Tutto cambia nella vita, l'importante è ricordarsi che queste cose stanno cambiando in tempi esponenziali. Certo è che per il manifatturiero questa è una grande sfida. Sì, è una grande sfida, perché il manifatturiero, soprattutto nel contesto del nord-est, è sempre stato legato a grandi volumi e bassi margini, quindi l'innovazione viene utilizzata per fare efficienza e non per fare efficacia. Adesso si usa l'innovazione per fare efficienza e efficacia, ma soprattutto flessibilità, i tempi corrono troppo veloce per tutti. Sarà una corsa contro il tempo. Ed è meglio non farselo nemico. Il tempo è un uomo. Sottomondo. Scaduto. Si è inceppato proprio a un minuto dall'ora del tè. Ora del tè? Per sempre!